di fatto questo è un locale dove i cittadini orientali normalmente si intrattengono, fanno festa, ascoltano musica, no? Si dedicano al karaoke. Un locale che in questo periodo avrebbe dovuto essere chiuso, ma che in totale spregio a quelle che erano le attuali normative era invece tuttora aperto e in esercizio. È frequentato prevalentemente da cittadini cinesi, la proprietà è cinese e per entrare gli avventori dovevano rispettare un rigido protocollo, un controllo, l'accertamento della loro identità, ed anche per questo motivo è stato abbastanza difficile anche, insomma, effettuare l'accesso in maniera sorprendente. All'interno c'erano 35 persone, erano divise nelle varie stanze del locale, consumavano bevande, cantavano al karaoke, si intrattenevano, ballavano, in pratica ecco, era un'attività ludica a tutti gli effetti. Queste persone, che i gestori, i titolari di questo esercizio commerciale, ora cosa rischiano? Quali saranno le conseguenze? Ovviamente tutti coloro che sono stati trovati all'interno sono stati sanzionati.